Eccoci qua, siamo giunti a questa 12ª edizione di Calcio a 5 Solidale, un torneo di calcio a 5 che facciamo qui a Giovanni Paolo II ormai da 14 anni. Siamo alla 12ª edizione perché purtroppo due edizioni sono state fermate dal Covid. L'idea è quella di integrare i nostri bambini, i nostri ragazzi con altri bambini del territorio di Pescara, con bambini e ragazzi delle società sportive, e passare una giornata insieme all'insegna dello sport, il divertimento e della legalità e rispetto delle regole. Oggi sono in campo 8 squadre, quindi siamo più di 100 bambini e ragazzi, e quindi questa è la vittoria nostra più bella. In bocca al lupo a tutti. Per noi è sempre un piacere partecipare e rendere onore a questo evento, sperando che si faccia sempre, che coinvolga più bambini possibili e non stanno in strada e stanno qui a giocare, a divertire, a capire che cosa vuol dire la socializzazione. E siamo per il, non mi ricordo se il terzo o il quarto anno consecutivo ormai che siamo presenti all'evento che organizza Christian, e veramente ci chiama con piacere e rispondiamo con piacere. Ogni anno veniamo e siamo veramente contenti. Facciamo beneficenza e fin quando si fa beneficenza va tutto bene. Io lo ringrazio per l'invito, ringrazio voi, i bambini si divertono e l'importante è quello. E il piccolo ricavato che sarà andrà in beneficenza per tutti. Tra i tanti eventi promossi dall'associazione siamo giunti a fine anno ad organizzare quello del calcio a 5 solidale. L'obiettivo di questo torneo è quello di far giocare tutti i bambini dell'associazione con quelli delle società sportive presenti sul territorio, al fine di integrare appunto diverse classi sociali. Insieme a questo abbiamo organizzato una lotteria di beneficenza che ha appunto lo scopo di sostenere le attività dell'associazione. L'evento è stato molto bello, i ragazzi si sono divertiti e speriamo insomma di andare sempre avanti con i nostri progetti e le nostre attività. Allora, anche quest'anno siamo qua con Pescara Solidale, con prossimità alle istituzioni per il Natale Solidale, con i ragazzi della periferia. Ogni anno l'evento diventa sempre più grande perché i ragazzi aumentano, vengono coinvolte anche delle giovani squadre di calcio per integrare i ragazzi che sono all'interno dell'associazione con tutti i diversi quartieri periferici che abbiamo noi qui su Pescara. Prossimità alle istituzioni per il Comune di Pescara svolge un lavoro veramente grande, che è un lavoro H24 a 365 giorni all'anno, e questo del mese di dicembre è l'epilogo finale per augurare Buon Natale ai ragazzi e premiare il loro impegno. Sono molto contento di essere presente alla 12ª edizione di Natale Solidale, questo evento sportivo che mette in campo prossimità alle istituzioni all'interno del progetto Sport e Scuola, e sono anche, come dire, un pochino orgoglioso dopo 12 anni di essere ancora qui, visto che la prima edizione nel 2010 iniziò anche con la mia presenza. Già parlavamo di un progetto che avesse le gambe per camminare sul lungo periodo, e dopo 13 anni siamo ancora qui, loro sono ancora qui, il progetto è cresciuto, tanti più ragazzi partecipano a questo evento, è un pomeriggio di festa prima di Natale, e evidentemente quel progetto che allora era embrionale ha portato i suoi frutti, perché Pescara si fregia di avere la collaborazione di prossimità alle istituzioni ormai da 13 anni, e questo è significativo del fatto del grande lavoro svolto da loro, da tutti i ragazzi insieme, di questa organizzazione veramente capillare e capace di operare al meglio.